costanza, fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelle che vi affliggono afflizione, e a voi che siete afflitti riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, e in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e della gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Grazie. Qui si parla chiaramente di Armageddon e si parla del ritorno in gloria del Signore Gesù, per, non più per salvare, per vendicarsi. Vi sembra troppo severo il Signore? Sapete, avete una pallida immaginazione, io ho una pallida immaginazione di cosa sarà Armageddon. È la valle di Giosafat, una valle enorme che tiene, non si sa quante persone possa tenere, e lì gli eserciti saranno tutti raggruppati là quando il Signore Gesù tornerà, e sarà una strage. Non andiamo a leggere alcuni brani dell'Antico Testamento, ma in un brano, adesso mi sfugge la citazione, è scritto che il sangue arriverà fino al garretto dei cavalli. In Isaia capitolo 63, se non sbaglio, si parla di Edom, e a un certo punto il testo dice: chi è colui che è ammantato, viene da Bosra, pronto a colpire, con un mantello tinto di sangue? Se io vi chiedessi di che sangue si parla lì, è il sangue del Signore Gesù? No, è il sangue degli empi. Armageddon sarà qualcosa di terrificante. Qualcuno si potrebbe grattare effettivamente in testa: ma stiamo parlando dello stesso Dio, stiamo parlando dello stesso Gesù che noi adoriamo, o di qualcun altro? Ho visto che quasi tutti voi avete dei figli. Che cosa succederebbe nel vostro animo se vedeste il vostro figlio, magari di 8, 9, 10 anni, ma anche 13, 15, che torna a casa sempre con dei lividi, sempre picchiato? Io so cos'è il bullismo, eh? Ecco perché faccio questo esempio, anche se ho sempre tenuto nascosto i miei genitori. Voi che cosa provereste? Sei caduto per la scala? Può essere. L'indomani un altro livido: sei ancora caduto per la scala? Questa è un po' la giustificazione delle donne che vengono picchiate dai mariti, no? Generalmente, sono andato a sbattere contro una porta. Ammazza, prenditi un paio di occhiali allora, se continui a sbattere sempre contro la stessa porta. A un certo punto uno ovviamente non ci crede più, gli dice: senti, cosa sta succedendo? E quando voi individuate il soggetto che fa male a vostro figlio, ovviamente sì, andate dai genitori, perché non potete prendervela con un minorenne. E se succede da maggiorenne? Se succede che, ad esempio, vostra figlia viene picchiata dal suo marito? Voi come padri cosa provate? Come madri cosa provate? Andiamo oltre. Avete un figlio unico, unigenito. Ovviamente sto parlando per assurdo, perché io non lo farei, quello che vi sto dicendo non lo farei mai, ma sto parlando per assurdo. E avete davanti il serial killer più pericoloso che ci sia, la persona più abietta, più disgustosa che possiate immaginare, e voi date il vostro unico figlio
in sacrificio per salvare lui. Sto parlando per assurdo, Dio lo ha fatto, eh? Dio lo ha fatto per noi, eh? Ma noi no. Tra l'altro, nostro unico figlio sarebbe un peccatore, una persona imperfetta. Dio ha dato il suo unico figlio perfetto. Quindi anche lì il paragone non reggerebbe. Comunque, voi fate questo atto impressionante e quel serial killer, invece di ringraziarvi e invece di ringraziare vostro figlio che è morto per lui, lo sbeffeggia giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. Dio è ancora troppo severo? Oppure Dio è giusto? Ah, ma quando ci tocca a noi, eh? Il Signore, miei cari, ora potrebbe prendere la sua promessa sposa e potrebbe Dio fulminare tutti quanti se volesse. Non dare più la possibilità a nessun essere umano di convertirsi. Basta, la mia pazienza è giunta al termine. E invece il Signore continua ad avere pazienza. E continua ancora oggi, anche quest'oggi è un giorno di grazia nuovamente per qualcuno che ancora non ha creduto e ti dà ancora una possibilità quando potrebbe toglierti la vita in qualsiasi momento. Un'altra possibilità ancora. Noi la daremmo un'altra possibilità? No, non la daremmo. Vi ricordate, miei cari, di Giona, eh? Profeta Giona? Tante volte andiamo contro questo profeta, evidenziando la sua disobbedienza, e fu disobbediente, non sto dicendo di no. Ma quando punto il dito contro di lui, mi devo ricordare che ne ho tre puntati contro di me. Perché Giona non voleva andare a Ninive? Per quale motivo? Perché non voleva vedere i niniviti salvati. E perché non voleva vedere i niniviti salvati? Perché Ninive era la capitale del regno assiro che aveva sterminato intere famiglie ebree. È come se oggi il Signore ci dicesse: mio caro, vai a predicare il Vangelo a quella persona che ti ha sterminato la famiglia. Voi ci andreste? O magari ha sterminato la famiglia di qualche vostro caro, di qualche vostro fratello e sorella. Ma ci andreste voi? O faremo come Giona? Signore, manda pure qualcun altro. Io là non ci vado, i piedi a Ninive non ce li metto. Eppure devi andare proprio te. Proprio te devi andare. Dio aveva qualche... A Dio non mancavano i mezzi, poteva suscitare qualche altro profeta. Invece ci vuole che proprio Giona vada. Vi ricordate di Anania quando va da Saulo da Tarso? Che cosa dice il Signore, Anania, Signore? Ma, Signore, ma devo andare proprio là? Ma devo andare proprio da lui? Sì. E gli devi trasmettere anche questo messaggio. E Anania andò, fu ubbidiente, non come Giona. Però, io ho imparato una cosa. Quando mi trovo davanti a un personaggio, a un profeta, che disubbidisce, sì, ha disubbidito, non lo metto in discussione, ma mi identifico. E alla fine mi chiedo: ma io sono molto diverso da Giona? O sono come lui? Vedete, fratelli e sorelle, il Signore non è troppo severo. Il Signore è giusto. Lui è il Dio vendicatore, Naum capitolo 1. Dio è il Signore vendicatore, ma ai suoi tempi. Ma stiamo certi che la porta dell'arca si chiuderà. Capite l'immagine, no? Il periodo della grazia terminerà. Quanto tempo ho ancora? Io adesso non c'ho l'orologio davanti. Quanto? 10 minuti? Ok. Andiamo in Apocalisse 7. Versetti 1 a 8. Si parla di una prima categoria di personaggi qua e poi di una seconda nei versetti successivi.
Dopo questo vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra affinché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su alcun albero. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, i quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare, dicendo: non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, vabbè, adesso non leggiamo l'elenco, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Nell'elenco voi vi renderete conto che manca Dan. Non c'è la tribù di Dan. Perché? Non lo so. Vi piace la risposta? Non lo so, quindi non fatemi la domanda perché manca Dan, perché non vi so dare la risposta. Qualcuno ipotizza che da Dan verrà l'anticristo. È un'ipotesi. Sicuramente possiamo dire che nella storia Dan fu una tribù idolatra, una tribù che diede tanti grattacapi al popolo di Israele, e ricordiamoci la profezia di Giacobbe su Dan. Dan è, non andiamo a leggerlo, Dan è una serpe. È l'unica tribù che è menzionata come un serpente. Effettivamente questo potrebbe essere un indizio, ma da indizio a prova ce ne passa. Comunque, 12.000 per 12 tribù di Israele. Sono ebrei, garantito assodato. Non sono gentili, questi 144.000. Sono segnati da Dio in un modo miracoloso. Perché? Perché quando il Signore scatenerà i suoi giudizi nel periodo della grande tribolazione, perché nella grande tribolazione abbiamo il fronte anticristo che perseguita i santi e abbiamo il fronte Dio che va a perseguitare gli empi. Quindi lì abbiamo proprio bene e male, no? In contrasto, come sempre del resto. E i 144.000 sono segnati. Attraverso questo segno loro scamperanno da tutti i giudizi divini. E questo è un dato che vi chiedo di memorizzare perché è molto, molto importante. Nei versetti successivi, versetti 9 e 17, che non leggiamo tutto, cioè tutto questo brano, abbiamo una folla. È scritto: dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano, e gridavano a gran voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono e all'agnello. Questa grande folla non sono la Chiesa, ma sono comunque santi. Sono i santi della grande tribolazione che perderanno la vita, come poi noi vedremo, se Dio vuole, nel prossimo studio, quando noi leggeremo in Apocalisse 13, che hanno rifiutato il marchio e per questo motivo saranno andati incontro alla morte, all'emarginazione, non poter più vendere né comprare, via dicendo. Ultimamente ho sentito un predicatore, di cui non voglio dire il nome, molto famoso, poi privatamente se volete vi dico chi è, che ha affermato che anche coloro che prenderanno il marchio nella grande tribolazione, se sono figli di Dio, saranno salvati. Non lo trovo scritto da nessuna parte. Se voi lo trovate. Io nel libro dell'Apocalisse leggo che tutti coloro che hanno il marchio sono empi, sono giudicati da Dio, perché non appartengono a Lui. Il Signore non va a giudicare i santi, il Signore non va a colpire i santi, il Signore va a colpire gli empi, tutti coloro che hanno il marchio. Quindi non è possibile nel periodo della grande tribolazione fare questa bella equazione. Nel mio cuore io credo in Gesù, però il marchio lo prendo lo stesso. No. Non puoi fare questa equazione. O pigli il marchio o non lo prendi. E il prendere il marchio dimostrerà che in te non c'è fede. Il non prendere il marchio dimostrerà che tu veramente appartieni a Cristo. Ma non puoi avere un piede di qui e un piede di là. Vi ricordate quello che Giosuè disse nel capitolo 24 del libro che porta il suo nome?
popolo di Israele, decidi adesso chi tu vuoi servire. O gli dèi che sono al di là del fiume, o gli dèi che sono al di qua del fiume. Noi serviremo il Signore. Buona. Noi serviremo il Signore adesso, dopo qualche anno, fine, libro dei giudici. E Giosuè risponde: voi fate quello che volete, ma quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Però sappi bene questo, Israele, tu non puoi servire Dio e gli dèi di questo mondo. Tu non puoi dire di credere in Gesù e prendere il marchio, non puoi, è incoerenza. O tu segui Cristo o sei contro Cristo, non c'è la via di mezzo. Ed è sempre così, non soltanto nel periodo della grande tribolazione, è sempre così. Io non posso dire seguo Gesù ma amo il mondo, no, non stanno insieme le cose. Se io seguo Cristo odierò questo sistema, se io invece amo questo sistema vuol dire che sono contro Cristo, è matematico, non c'è niente da capire, sta scritto così. E così sarà nel periodo della grande tribolazione, questi santi faranno una scelta a costo della vita. Noi l'anticristo non lo seguiremo, non prenderemo quel marchio disgustoso. Pensate, l'anticristo marchierà tutti come degli animali. Avete presente quando si... io ho visto anche qualche giorno fa quando eravamo in Svizzera, no? E c'erano le vacche, c'erano le pecore, tutte marchiate con i numeri. Per l'anticristo il mondo è come se fossero animali. Ma per il Signore noi non abbiamo un marchio, non abbiamo un numero. Che cos'è che noi abbiamo? Un nome, e non più di, e più di uno. Seguitemi in Apocalisse 3, è un passo veramente straordinario questo. Apocalisse 3, versetto 12. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Guardate, scriverò su di lui il nome del mio Dio, e uno, il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio, e due, e il mio nuovo nome. Tre. Abbiamo tre nomi, non tre numeri. Tre nomi abbiamo, che identificano la nostra appartenenza esclusiva, eterna, al Signore. Che differenza, eh? Il Signore non ci tratta come degli animali. Il Signore ci tratta per quello che realmente siamo, per la grazia di Dio, Suoi figli. Qualcosa veramente di molto, molto bello. Vado verso la conclusione. Guardando a quello che è scritto all'inizio proprio del capitolo 8 dell'Apocalisse, poi proseguiremo da qua. Primo versetto, Apocalisse 8:1. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Non è mai scritto da nessuna parte, a parte qui, che l'attività celeste si ferma per mezz'ora. Non so quanto sia una mezz'ora celeste, non ve la so conteggiare. Ma l'attività celeste, allora l'attività celeste, guardate che questo è qualcosa di, che se ci pensiamo, ma fa venire la pelle d'oca. Allora pensiamo a tutti i santi che ci hanno preceduti, a tutti i santi, i nostri genitori, i nostri fratelli, sorelle, carnali in Cristo, carnali che sono ovviamente credenti, che ci hanno preceduti. Pensiamo alle miriadi, miriadi, miriadi angeliche, Apocalisse 5, Giovanni non poteva contare quanti angeli c'erano. Pensiamo alle quattro creature viventi, pensiamo a tutti gli angeli autorevoli che ci sono nei luoghi celesti. Stop. Adorazione, servizio, tutto quello che viene fatto, e un giorno lo sapremo nel dettaglio, tutto quello che viene fatto nei luoghi celesti, stop, fermatevi, silenzio.
silenzio. Quella voce continua, che il tuo nome sia lodato, ti ringraziamo, Signore Onnipotente, stop! Per mezz'ora il cielo fa silenzio. Per quale motivo? Tutti si fermano, perché ora inizieranno i giudizi. Abbiamo lo squillo delle prime quattro trombe che, se Dio vuole, inizieremo a vedere oggi. Ma che cosa vuol dire tutto questo? Che quando Dio esercita il giudizio, si sta lì a guardare cosa fa il Signore. Non si interviene, non si agisce, si sta solo fermi, perché Dio sta giudicando. E sono giudizi terribili. Ma va per gradi. Il Signore non colpisce tutti, il Signore colpirà una terza parte. Adesso intanto, caro uomo, ti do l'indizio di quello che sta per accadere, affinché tu possa guardare a me. Il Signore qui poteva veramente fare uno sterminio completo, ma non lo fa. Ancora esercita grazia, pur giudicando. Però il cielo, fermo. I santi che ci hanno preceduti, fermi. Dio sta per giudicare. Se Dio vuole, continueremo oggi. Ma veramente ci terrei a precisare che questo argomento, la grande tribolazione, sebbene non faccia parte, diciamo, della storia di quello che ha, di ciò che ha a che fare con la Chiesa, ma non sottovalutiamola. Perché se il Signore ce l'ha rivelata, vuol dire che ci sono degli insegnamenti anche per noi, anche se noi non saremo protagonisti in terra di quando ci saranno tutte queste cose. Che veramente al Signore vada la gloria. Amen.